Diamo il via alla cerimonia di commemorazione della giornata della memoria 2022. Prende la parola Lio Scheggi, presidente dell'ISGRE. Grazie. Buongiorno a tutti e innanzitutto un saluto davvero caloroso a nome mio personale, naturalmente di tutto il comitato direttivo dell'ISGREC e della direttrice Ilaria. Un saluto ai rappresentanti delle istituzioni fondamentali per queste iniziative, per queste commemorazioni, la dottoressa Paola Berardino, prefetto della provincia di Grosseto, Francesco Limatola, presidente della provincia di Grosseto, e Fabrizio Rossi, vice sindaco del comune di Grosseto. Saluto anche con grande calore gli amici dell'ANPI che insieme a noi hanno organizzato questa iniziativa, come succede tutti gli anni. Parto da Luciano Calì, che è presidente provinciale dell'ANPI, Norma Parenti, Gisella Ginanneschi, vicepresidente della sezione ANPI di Grosseto Elvio Palazzoli, e Daniela Castiglione, presidente della sezione ANPI di Grosseto, Carla Nespolo. 27 gennaio del 1945, l'esercito sovietico entra nel campo di sterminio di Auschwitz. Quella data è presa nel 2005 dall'ONU come giorno della memoria, partendo dall'ingresso in Auschwitz perché sicuramente è il campo di sterminio più evocativo. Devo dire che in Italia si anticipò quella data, quella scelta di individuare un giorno da dedicare alla memoria della Shoah, dello sterminio di 6 milioni di ebrei e di 10-12 milioni di altri esseri umani. E infatti nel 2000 è stata emanata una legge, la 211, che istituisce in Italia appunto il giorno della memoria. Io non voglio fare considerazioni ulteriori, leggo solo l'articolo 1 di questa legge 211. La Repubblica riconosce il giorno 27 gennaio, data dell'abbattimento dei cancelli di Auschwitz, giorno della memoria, al fine di ricordare la Shoah, le leggi razziali, la persecuzione italiana dei cittadini ebrei, gli italiani che hanno subito la deportazione, la prigionia, la morte, nonché coloro che anche in campi e schieramenti diversi si sono opposti al progetto di sterminio e dal rischio della propria vita hanno salvato altre vite e protetto i perseguitati. La legge prevede che, seguendo nel secondo articolo, appunto, si tengano questo tipo di iniziative e soprattutto iniziative rivolte alle giovani generazioni. Le pietre d'inciampo è un'idea di un artista, Demnig Günther, Günther Demnig, e nel 2017 l'ISGREC concretizzò pietre di ciampo dedicate a tre deportati di Grosseto: Albo Bellucci, Giuseppe Scopetani e Italo Ragni. Pietre di inciampo, cioè poste nella strada, sul selciato, proprio per inciampare in quei nomi e ricordarli, e quindi una pratica quotidiana della memoria, dargli conoscenza dei fatti che ci hanno preceduto, perché anche oggi io credo ce ne sia un grandissimo bisogno, senza riferire ai genocidi vari che in Africa, nell'Estremo Oriente, in Sud America sono stati perpetrati in questi decenni. Io voglio ricordare solo l'ultimo episodio, che può sembrare banale rispetto a una tragedia come la Shoah e i campi di sterminio, cioè il fatto di Venturina, due quindicenni che aggrediscono un bambino di 12 anni perché ebreo, insultandolo e picchiandolo. Io sono molto d'accordo con il presidente della comunità, con il capo della comunità ebraica di Livorno, quando dice non è un atto di bullismo, è qualcosa di diverso. È maturato in due quindicenni probabilmente perché intorno a loro c'è un ambiente, un clima che favorisce l'antisemitismo, il razzismo. E non è un caso che recentemente manifestazioni, pensiamo alla manifestazione di Roma, rigurgiti di violenza, di fascismo, sono di nuovo avvenuti anche nel nostro paese. 7.500 sono gli ebrei sterminati nei campi di sterminio nazifascisti, oltre 1.000
i deportati del ghetto di Roma, 16 sono ritornati, quindi questa è la dimensione della tragedia, e credo che rivolgersi come istituzioni culturali, in questo caso l'ISLE, ma le istituzioni rappresentative, le istituzioni scolastiche, rivolgersi ai giovani, trasmettere loro la conoscenza, lo studio della storia, è fondamentale affinché i fatti di quegli anni non possano ripetersi. Grazie. Io do la parola ora al prefetto di Grosseto, dottoressa Paola Berardi. Grazie. Solo pochi momenti per ricordare per sottolineare l'importanza della memoria, la forza della memoria e il dovere della memoria. Lo dicevo proprio ieri in un'intervista della Scala Senatore Sossego, che ha definito la memoria come il vaccino contro l'indifferenza. E questo è quello che dobbiamo perseguire, perché veramente ci vuole un attimo, e l'abbiamo visto la settimana scorsa, pochi giorni fa, ci vuole un attimo per ricadere nella barbarie e nell'oscurità più totale della mente umana. Memoria significa essere un popolo civile, e quindi dobbiamo assolutamente ricordare e sottolineare sempre i fatti che sono avvenuti affinché non accadano più. Ecco, la parola ora al presidente della provincia, Francesco Limatola. Sì. Buongiorno a tutti. Oggi è la giornata della memoria, come ricordava il presidente Isle, quel 27 gennaio del 1945, quando le truppe sovietiche arrivarono ad Auschwitz e svelarono al mondo l'orrore del campo di concentramento, i corpi ammassati, i volti dei pochi superstiti dallo sguardo spento e asservito, i resti delle baracche, delle camere a gas e dei forni crematori erano il simbolo della scellerata ideologia nazifascista. Ecco, ci si chiede come fu possibile, no, che tante persone, uomini e donne, anziani, bambini, potessero essere eliminati sistematicamente. Come, dove era finito, no, il sentimento più elementare di umanità di fronte a tante persone uccise con zelo e nella generale indifferenza? 6 milioni di inermi, di individui inermi, furono appunto ammazzati perché a loro fu tolto il senso di appartenenza al genere umano, l'appartenenza alla loro stessa esistenza, e per effetto di questa insana distorsione queste persone furono trasformate appunto da persone titolari di diritti in oggetti, in stuc, come si diceva, in pezzi, in numeri che i pochi superstiti portano indelebilmente scolpiti sul loro corpo. E questo è successo anche in Italia. Il governo di Salò contribuì e collaborò in maniera determinante alla cattura degli ebrei che vivevano in Italia e alla loro deportazione. E anche in provincia di Grosseto, nel mio comune, a Roccastrada, c'era un campo di internamento a Rocca dei Derini, nel seminario vescovile, che rimase aperto per poco tempo, ma quel tempo fu sufficiente a spedire nei campi di concentramento 39 degli 80 ebrei che lì vi transitarono. E le misure persecutorie messe in atto nel 1938, le leggi razziali, io le chiamo leggi razziste perché così vanno chiamato, aiutarono enormemente l'ignobile lavoro delle SS. Eppure oggi c'è da qualche parte, no, la tendenza, come dire, a fare una ricostruzione fantasiosa di quegli anni. Si dice da qualche parte che tutto sommato nel nostro paese la questione razziale fu abbastanza blanda, e si tende a mettere sullo stesso piano l'Italia del fascismo, della dittatura, delle leggi razziali, con l'Italia invece che ha costruito, che ha combattuto per la libertà, che ha combattuto per la democrazia. A mio avviso è un'operazione questa pericolosissima, perché svilisce i valori fondamentali della nostra Repubblica, su cui è scritta la nostra Carta Costituzionale, che ricordo nasce proprio
dalla guerra, dalla resistenza e dalla guerra di liberazione al nazifascismo. E il risultato è che, lo ricordava chi è intervenuto prima di me, oggi ci sono ancora oggi nel nostro paese episodi di antisemitismo e di razzismo, come a Campiglia Marittima, a Venturina, qualche giorno fa. E allora, come dice sempre, e l'ha detto più volte la senatrice Liliana Segre, noi dobbiamo combattere l'indifferenza, che è l'elemento che può far risorgere questi mostri del passato. E allora la memoria, custodita, tramandata, può essere l'antidoto contro i fantasmi del passato. E allora giornate come queste devono essere l'occasione per conoscere, per approfondire appunto la conoscenza, per ricordare, per inciampare nel passato e costruire un presente migliore, perché poi la storia è maestra di vita quando ha delle implicazioni sul presente. La storia ci insegna che il male non nasce all'improvviso, ma cresce lentamente nella società, nella quotidianità, e si nutre di indifferenza, di intolleranza, di egoismo, come è successo nel passato. Allora tutti noi dobbiamo lavorare come istituzioni, ma tutti i cittadini, affinché il 27 gennaio non sia soltanto un giorno di memoria, giusto, dei crimini del passato, ma un'azione positiva e continua nella società contro tutti i pregiudizi, una memoria attenta, vigile, affinché quello che è successo in passato e che ha negato la vita a tante persone non possa colpire più. Ecco perché occorre ricordare, perché chi dimentica è meno forte e più esposto all'intolleranza e alle violenze. E questo è il senso di questa giornata, e ringrazio l'ISDER, la prefettura e Ampi per averci consentito di celebrarla davanti alle pietre d'inciampo di Grosseto. Ecco che è un'occasione per inciampare, per ricordare e costruire un presente migliore. Do la parola a Luciano Calì, presidente provinciale dell'Ampi Norma Parenti. Grazie presidente Scheggi, grazie naturalmente a tutti quanti voi che siete qui presenti, grazie all'autorità, a partire naturalmente dal prefetto della città di Grosseto, dal presidente della provincia di Grosseto, dal vice sindaco di Grosseto. Certamente grazie a un lavoro costante, quotidiano, che Ampi svolge grazie al sostegno anche lì quotidiano, costante, dell'Istituto Storico di Resistenza d'Età Contemporanea, che giornate come queste, che hanno un grande valore simbolico, hanno la possibilità naturalmente di essere svolte nonostante la pandemia, però con l'attenzione davvero di tutta la cittadinanza. Io, a nome del Comitato Provinciale dell'Ampi Norma Parenti, naturalmente ringrazio anche per la costante presenza anche naturalmente le altre due realtà del territorio. In provincia di Grosseto abbiamo 13 sezioni attive, due di queste sono a Grosseto, quindi ringrazio la Presidente della Carnanescolo Castiglione, ringrazio per la presenza naturalmente anche la Vicepresidente della Palazzoli Ginanneschi, che certamente saranno più bravi di me a trasmettere quello che è il messaggio delle due sezioni della città di Grosseto in riferimento al giorno della memoria. Noi come Ampi, come ISGRE, che insieme, lo ricordava anche il presidente Scheggi, siamo impegnati da tanti anni affinché la memoria non sia soltanto qualcosa che viene trasmesso, ma qualcosa che viene portato alla conoscenza soprattutto delle nuove generazioni. La città di Grosseto, la provincia di Grosseto, da questo punto di vista è fortunata, perché non ha evidenze come quelle che purtroppo ci sono in altre città e in altri territori anche vicini. Questo probabilmente anche perché questo lavoro costante che viene fatto con le istituzioni, in modo particolare con le istituzioni scolastiche, con il provveditorato agli studi provinciale, attraverso quelli che sono i protocolli che sono portati avanti da tanti anni con prima il MIUR e poi il Ministero dell'Istruzione, danno effettivamente dei risultati, danno la possibilità di avere un riscontro. E questo
naturalmente è un simbolo di quello che è l'attività costante che deve essere fatta. Avevo preparato un discorso differente, molto breve, perché come dicevo c'è da lasciare spazio naturalmente agli altri interventi. Ma quando la cronaca riapre vecchie ferite, ogni altro discorso ufficiale appare superato. Per questa ragione, prima di cedere la parola alle sezioni Carla Nespolo e Elvio Palazzoli, voglio leggere a tutti voi simbolicamente la nota dell'ANPI Toscana per i gravi fatti accaduti pochi giorni fa alle porte della nostra provincia. Tutto è iniziato con una frase rivolta ad un bambino di 12 anni, raccontava prima il presidente Schegge. Ebreo, devi morire nel forno. Poi è proseguito tutto con botte, sputi e altri insulti ancora. Ecco quindi che l'importanza e il senso della memoria possiamo trovarlo a 60 km da qui. Nella vita esiste il libero arbitrio. Si può scegliere se stare dalla parte della ragione o del torto, se fare la scelta giusta oppure quella sbagliata, anche a 14 anni. Età in cui la voglia di farsi notare, di gridare al mondo che si esiste, può indurre i più deboli a nascondere le proprie fisiologiche insicurezze, dietro a una maschera bestiale. Ma questo senza sapere niente del fascismo e del nazismo. Ispirarsi a quei simboli del male perché in una condizione di profonda ignoranza è la strada per travestirsi da cattivi, per avere la libertà di sopraffare e umiliare il prossimo, per far credere agli altri di essere superiori alle leggi morali e civili, senza temere punizioni e conseguenze, perché uniti in gruppo, in un branco. Incontrando un ebreo vero, in carne e ossa, non si è voluto sprecare questa occasione, senza sapere niente neanche dell'ebraismo, perché ebreo è soltanto il sinonimo per eccellenza di diverso. L'adolescenza è un periodo difficile, ma a tutto c'è pur sempre un limite. Se la dinamica dell'aggressione antisemita denunciata a Campiglia Marittima fosse confermata, è certamente necessario che gli autori siano puniti adeguatamente, mettendoli di fronte alle proprie responsabilità. Non per crudeltà o per vendetta, ma per far loro comprendere che la vita non è questa. Che su questo pianeta non esiste qualcuno che non sia diverso. E questo naturalmente è per chiunque di noi, per qualcun altro, per il prossimo che incontriamo. E che il gesto di cui si sono macchiati è quanto di più ignobile possa essere concepito. Perché la violenza inizia sempre con una discriminazione. Noi siamo forti e tu sei debole. Noi siamo normali e tu sei contro natura. Gay, lesbica, disabile, io sono uomo, tu sei donna, noi siamo ricchi, tu sei povero, noi siamo intelligenti e tu sei scemo, noi siamo civili e tu sei un selvaggio, noi siamo veri credenti mentre tu sei pagano, noi siamo belli, tu sei brutto. Oggi è il giorno della memoria. Ogni anno c'è sempre qualcuno che ci ricorda, ci dice che questa ricorrenza è ormai inutile, priva di un significato reale e tangibile. Per noi e per i nostri giovani tutto questo non è assolutamente vero. Niente di più sbagliato considerare il giorno della memoria un giorno inutile. Il 27 gennaio è un fondamento della nostra civiltà, e la sua commemorazione è quanto mai necessaria per continuare a smascherare e a mettere con le spalle al muro gli autori di gesti ignobili come quello avvenuto nella nostra comunità. Un consiglio per i giovani: studiate e capirete che nella vita non conviene essere i cattivi di turno, perché la storia ci insegna che, oltre ad aprire ferite e barbarie inenarrabili, prima o poi la cattiveria si ritorce sempre contro chi la mette in pratica. Grazie.
La parola ora è alla vicepresidente della sezione ampi Elvio Palazzoli di Grosseto, Gisella Cinalleschi. Oggi, nel giorno della memoria, i montagni e le montagne della sezione ampi Elvio Palazzoli sono a testimoniare il sentimento di appartenenza della comunità democratica e antifascista grossetana, rendendo onore ai concittadini il segnale appunto di una comunità, quella grossetana, che non dimentica e non trascura la memoria, soprattutto in un momento come questo in cui tutti noi guardiamo con apprensione e speranza alla fine della pandemia e di tutte le disuguaglianze sociali che da essa ne sono derivate. E mai come adesso la conoscenza del nostro passato deve aiutarci a seguire la strada giusta per un domani migliore. Il giorno della memoria non è solo un omaggio alle vittime, ma un doloroso e doveroso riconoscimento universale di uno sterminio a cui l'Italia fascista ha attivamente collaborato, con l'approvazione delle leggi razziali, la deportazione, la prigionia e la morte. Ricordiamo che nei campi di sterminio nazisti, in Italia quelli fascisti, non furono deportati solo gli ebrei, ma tutti gli oppositori politici, comunisti, socialisti, socialdemocratici, cattolici. Cattolici, sindacalisti e tutti i diversi. Rom, sinti, malati di mente, omosessuali, disabili, testimoni di Geova. Non possiamo lasciare cadere nell'oblio la complicità del regime fascista con il nazismo attraverso le sue leggi razziali e la collaborazione esplicita nella deportazione di ebrei e oppositori. Ricordiamo ancora una volta la necessità dei rappresentanti istituzionali di non omettere il riferimento esplicito agli autori di tanta spietata efferatezza, i nazisti e i fascisti alleati insieme. A questa memoria ci richiama la storia e il mandato antifascista della nostra Costituzione, su cui hanno giurato gli amministratori della città. Ricordiamo con Primo Levi che ciò che è stato può ritornare. L'oblio e il negazionismo sono i modi in cui il passato può ritornare anche sotto forme nuove. Infine ci corre l'obbligo di ricordare la necessità dell'unità democratica e antifascista che deve essere massima tra tutte le associazioni e organizzazioni che si richiamano ai valori della Costituzione e dell'antifascismo. Anche una modesta crepa in questa unità può aprire la strada allo spirito di divisione, all'oblio, al negazionismo e al ritorno al passato. La memoria non deve limitarsi soltanto all'indignazione e alla denuncia morale contro i crimini nazisti, ma aiutare tutti a ricordare e a rendere sacri i valori fondanti della Costituzione su cui la nostra Repubblica è nata, cioè la libertà, la democrazia e il rispetto della diversità. Valori questi nei quali noi tutti dovremmo riconoscerci per poter rendere salda la tenuta sociale della nostra comunità, per non girare la faccia dall'altra parte prima che sia troppo tardi. Solo così avremo ognuno l'occasione di scegliere da quale parte stare. Grazie. Siccome è durato troppo, c'è la batteria scarica, quando poi fa pausa devo cambiare la batteria dopo. No, dopo quando si fa, e se no si va, se no la buco. Grazie. No. A nome della sezione Carranespolo di Grosseto rivolgo un sentito ringraziamento alle autorità civili oggi presenti, al Presidente del Comitato Provinciale dell'ANPI e all'ISGREC per il prezioso e costante lavoro di custodia della memoria. Di tutte le abilità che l'uomo possiede, la memoria è indubbiamente la più fragile ed incerta. L'essere umano, d'altra parte, costruisce se stesso sulla memoria. In sua assenza non sarebbe altro che un albero senza radici. Proprio per questa fugacità, la tradizione ebraica afferma ripetutamente nei testi sacri l'imperativo della memoria attraverso il concetto di Zakor, in contrapposizione al suo opposto, l'oblio, che conduce drammaticamente alla ciclica riproposizione delle sciagure umane.
Richiamare la memoria e non dimenticare, di fatto, non possono che divenire sinonimi. E in tal senso la giornata della memoria è patrimonio collettivo e imprescindibile di tutta l'umanità. Esattamente 77 anni fa, dal momento in cui vennero dischiusi i cancelli del campo di concentramento di Auschwitz, gli occhi del mondo scoprirono e presero coscienza dell'immane tragedia dell'Olocausto. Una tragedia che in pochi anni condusse a morte violenta 6 milioni di ebrei e al contempo condannò anche milioni di persone fra le popolazioni Sinti e Rom, fra gli oppositori politici, i disabili, gli omosessuali e i prigionieri di guerra. Insieme a coloro che in modi diversi e tempi diversi si opposero o non vollero collaborare con il fascismo e con il nazismo. Anche la Maremma ha fatto i conti con quell'orrore, come in parte evidenziato da queste pietre d'inciampo, dedicate alla memoria di 3 deportati politici grossetani uccisi nei campi di sterminio: Albo Bellucci, Giuseppe Scopetani, Italo Ragni. Occorre rammentare che il dramma della Seconda Guerra Mondiale ebbe origine in piena modernità, precisamente 150 anni dopo la Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino, figlia di quella rivoluzione francese che in Europa iniziò a scardinare l'ancien regime. Il secondo conflitto mondiale, oltre a seminare odio e distruzione tra popoli in realtà fratelli, avvicinò inoltre l'umanità al proprio abisso. Meditate che questo è stato, è un verso tratto da Se questo è un uomo di Primo Levi, che in poche parole riflette e condensa tutto il valore e l'importanza della memoria. Il verso racchiude non solo la speranza che ciò che è stato non si ripeta, ma anche e soprattutto l'impossibilità della rassegnazione all'orrore. Una memoria della memoria che deve continuare ad essere custodita nel tempo attraverso le generazioni. Ciò che è accaduto in un'epoca a noi tanto vicino, dunque, mostra e dimostra plasticamente che le conquiste di civiltà non possono essere considerate scontate o acquisite per sempre. Ed è per questa ragione che incessante deve essere anche l'impegno delle istituzioni a difesa della Costituzione e della memoria della resistenza da cui essa è nata. Ciò va fatto per preservare il nostro bene comune per eccellenza, la libertà. La democrazia, anche se imperfetta, rimane il migliore sistema di governo ad oggi noto. Ed è proprio la democrazia che consente a tutti noi, oggi, di essere qui, grati per avere un dono che è costato tanto dolore, sofferenze e vite umane. È quindi più che mai doveroso il nostro impegno affinché questo dono sia custodito e reso realmente fertile. La democrazia non può essere ricondotta alla conquista del consenso. Deve saper risolvere i problemi e dare prospettive e speranze alle cittadine e ai cittadini, non lasciando indietro nessuno. Da tempo, con le crescenti differenze sociali, con la perdita dei diritti, con la pressante e quotidiana aggressività di stampo neofascista, è possibile cogliere i preoccupanti segni che potrebbero preludere ad un rovinoso riflusso della storia. Una decadenza sociale epocale, resa ancora più rovinosa dalla concomitante crisi ambientale e sanitaria. Questi segni reclamano un forte impegno unitario di tutti coloro che si riconoscono nei valori della Costituzione, al di là delle diverse collocazioni politiche, verso un umanesimo rigenerato in grado di rimettere al centro gli esseri umani, laddove oggi è invece collocato il denaro e l'interesse finanziario. La ricorrenza internazionale dedicata alle vittime del nazismo e dell'Olocausto rammenta a tutti noi la necessità di sottrarre l'infa all'autoritarismo e alla dittatura, in modo da poter restituire al mondo libertà e giustizia, rimuovendo la possibilità che i crimini contro l'umanità si ripetano, si onorano le vittime e si renda attuale il messaggio che proviene dal loro sacrificio. Non dimenticare il passato è il primo passo per costruire il futuro. Il valore della memoria. Aldo Bellucci, Italo Ragni, Giuseppe Scopetani, 3 nomi che noi come comunità non dobbiamo dimenticare, non solo in quanto persone, vite umane recise dalla follia, ma anche per ciò che rappresentano. Aldo Bellucci, Italo Ragni, Giuseppe Scopetani sono 3 simboli.
tre simboli di ciò che è stato, dell'orrore dei campi di sterminio, della cieca discriminazione razziale, della furia genocida dell'Olocausto. Grazie agli organizzatori di questa cerimonia, che definisco, oltre che di grande valore, assolutamente necessaria. Necessaria soprattutto perché l'odio è tra di noi, ancora oggi serpeggia nella società e colpisce in modo particolare le giovani generazioni. Basta leggere appunto i fatti di cronaca di questi giorni. Il fatto avvenuto proprio nella nostra regione, del dodicenne aggredito e insultato per chi è di origine ebraica. Ed è episodi come questo che purtroppo l'odio trae la sua forza, che condiziona la crescita degli individui e che mette soprattutto radici profonde in grado di ramificarsi ancora di più all'infinito e di arrivare dove neanche l'immaginazione potrebbe. Mai si sarebbe pensato infatti che l'uomo, che la vecchia e nobile Europa potessero diventare protagonisti delle degenerazioni dei totalitarismi e soprattutto dello sterminio di milioni di innocenti. La storia invece ha dimostrato il contrario. Ecco perché è importante coltivare la memoria, nutrirla, condividerla, soprattutto con i più giovani, in un momento in cui purtroppo i testimoni diretti di quanto accaduto sono sempre meno. Grazie a tutti voi per la vostra opera. Continuiamo insieme a ricordare ciò che è stato e combattere con ogni mezzo l'odio e la discriminazione. L'Olocausto sarebbe già stato abbastanza abominevole solamente averlo pensato. Grazie. Allora, procediamo alla cerimonia di apposizione di un mazzo di fiori simbolico in memoria dei deportati politici grossetani e alla cerimonia simbolica di lucidatura delle pietre di inciampo. Prego. No, di spalle lì, o mettiti verso, ecco, bravo. Bene, grazie a tutti per la partecipazione, ringrazio di nuovo i rappresentanti delle istituzioni e gli amici dell'ANPI presenti con le due sezioni e con il Presidente Provinciale e grazie a tutti voi che avete seguito tutta la cerimonia. Grazie.